quattro quesiti. C'erano diverse. Allora, c'era Luigi Gallo che mi aveva chiesto di rispondere. Buonasera a tutti, io volevo intervenire sul tema dell'acqua. Per giusto dare alcune informazioni che spesso non sono neanche valorizzate all'interno, diciamo, della nostra rete del Movimento 5 Stelle, perché spesso non sono conosciute. Prima delle elezioni regionali noi siamo riusciti a bloccare con la società civile una legge regionale sull'acqua che ci avrebbe esautorato di tutti i poteri ai comuni nella gestione dei servizi idrici. Ed è rimasta in piedi una sola delibera fatta a Capodanno dalla Giunta Caldoro, in cui adesso nei vostri comuni stanno cercando di far firmare questa convenzione EATO. Questa convenzione EATO sarebbe firmare una convenzione che dà potere a 12 soggetti in un CDA regionale che gestisce servizi idrici, definisce a chi affidare il servizio e definisce le tariffe. Naturalmente a tutto questo noi siamo avversi, e quindi stanno combattendo i singoli consiglieri comunali nei singoli comuni, ma adesso che ci ha dato anche ragione una sentenza della Corte Costituzionale, abbiamo un doppio motivo per avversare, perché i servizi idrici restano di competenza comunale e quindi non possono essere affidati a un soggetto regionale con un unico centro di potere. Abbiamo fatto decadere il deputato Carlo Sarro perché allo stesso tempo gestiva il comitato ATO 3, che è il comitato dei comuni vesuviani, sarnesi, e adesso sono inclusi anche quelli casertani dalla nuova configurazione dell'ATO. Il deputato Carlo Sarro è di Forza Italia e l'ente anticorruzione interno all'ATO 3 doveva farlo revocare il suo mandato entro 15 giorni. Non è stato fatto, abbiamo mandato la diffida al soggetto che in sostanza dell'anticorruzione del lato 3, perché è chiesto gli atti, perché noi stiamo procedendo per l'annullamento di tutti gli atti prodotti da Carlo Sarro, che riguardano anche le tariffe e i costi delle tariffe che stiamo pagando in questi mesi nella zona, appunto, vesuviano sarnese. Valeria ed altri, per concludere, dovrei dirvi altre cose sull'acqua, quindi vado su un altro punto che mi sta a cuore. Io vorrei che dalla prossima riunione regionale noi non facessimo più una riunione dove si presentano tutti i singoli territori che espongono una problematica o meno con i candidati, ma vorrei avrei tanto piacere di fare delle riunioni tematiche. Cioè una riunione sull'acqua, le nostre stelle, noi siamo nati con i temi, con le proposte, quindi una riunione sull'acqua, una riunione sui rifiuti, una riunione sulle bonifiche, lavorare come gruppi tutti insieme direttamente a risolvere questi problemi. Voleva intervenire, c'era anche, allora mi aveva chiesto la parola per Nicola Pedicini, poi Vilma Vermolese. Guarda, io volevo soltanto dire una cosa, sarò brevissimo, non voglio togliere tempo agli altri, però voglio dire una cosa. Prima ho sentito, si parlava dei fondi che sono stati dati, i 4.000 e passa che sono stati dati ai nuovi consiglieri regionali. Io dico una cosa su quello: spendeteli tutti per prendere lo staff che serve a soddisfare le richieste dal territorio. Altra cosa dobbiamo restituire i fondi che vengono per le elezioni, dobbiamo restituire, noi per esempio l'abbiamo fatto nella parte dello stipendio personale e quello che viene per il finanziamento della campagna elettorale, quelli bisogna restituirli tutti, ma quelli che sono i fondi che vengono dati per prendere lo staff li dovete prendere tutti per prendere le persone che possono soddisfare le richieste dal territorio. Okay, grazie. Chiedo sempre. Sì, sarò brevissima. Io volevo ricollegarmi alla questione del distacco fra portavoci e territorio. A prescindere dalle situazioni che già hanno detto Roberto, Luigi, che alcune segnalazioni magari non sono andate fino in fondo, non sono state portate a termine perché magari inammissibili. Però io vi voglio invitare a vedere il numero di atti parlamentari, di mozioni che abbiamo fatto, ognuno di noi sono centinaia per tutti i problemi. Però vi volevo far notare una cosa,
è vero che noi siamo campani, ma come distacco, essendo parlamentari, noi abbiamo il dovere di ascoltare le segnalazioni di tutta Italia, perché io, Paola Nugnes e Salvatore Micillo, ad esempio, che facciamo parte della Commissione Ambiente, se ci chiamano dalla Puglia per la questione Ilva, se mi chiamano dalla Sicilia, essendo rappresentante nazionale del Movimento 5 Stelle che per competenza si occupa di ambiente, io devo andare. Allora è vero che il problema che io sento, per me è il problema essenziale e fondamentale ed è giusto, ma ci sono tante questioni. Noi ringraziamo il cielo che adesso ci sono i nostri regionali che potranno vivere anche in maniera più vicina al territorio, perché si dovranno occupare solo della Campania e quindi potremo dividerci il lavoro. Però vi volevo invitare a riflettere su questo punto. Grazie. E poi un suggerimento, perché spesso ci date delle segnalazioni, a me che sono di ambiente magari mi parlate di sanità. Allora, se per territorio vi va di rivolgervi a un parlamentare in particolare, va benissimo, però sarebbe più opportuno, per agevolare il lavoro, che andate a vedere quale portavoce si trova nella commissione di riferimento, perché sarebbe giusto che ci si divida il lavoro per tematiche. Spesso neanche gli attivisti sanno in che commissione stiamo. Grazie. Grazie. Allora, l'ultimo intervento è Luigi Cirillo, la professione di Serbio. Tema dell'acqua pubblica. Tre dei nostri rappresentanti del gruppo consigliare hanno partecipato ad un incontro con i comitati dell'acqua pubblica, hanno ascoltato le esperienze nelle varie regioni, hanno appreso quelle esperienze, hanno ascoltato la voce dei comitati e l'esigenza di municipalizzare la gestione del servizio idrico. Noi l'abbiamo già scritta nel programma elettorale, una volta poi entrati in consiglio abbiamo ascoltato i comitati e ci siamo posti come portavoci di questa esigenza in consiglio regionale, visto che tante volte i comitati acqua pubblica hanno manifestato fin sotto la Santa Lucia, poi nessun consigliere è sceso per dare solidarietà politica e portare questo tema in regione Campania. Ricordo che De Luca nella sua campagna elettorale ha dichiarato che sarebbe battuto per l'acqua pubblica. Beh, allora la lanciamo questa sfida a De Luca: in questo programma di governo porta l'acqua pubblica, perché noi faremo di tutto affinché si parli di acqua pubblica non solo come bene, ma anche di gestione del servizio idrico. Grazie. Allora, passiamo ai successivi quattro interventi. Edward Natale di Avellino, che parla di proposte in tema di ambiente, e si prepara Francesco Virtuoso di Salerno. Buonasera a tutti, io sono Edward Natale, sono di Musco. Dal 2012, come diceva qualcuno, abbiamo chiuso i gazebo, abbiamo iniziato ad aprire convegni e dibattiti, perché c'è un permesso di ricerca di idrocarburi su circa 700 km quadri del territorio avellinese, quindi in Irpinia. E come questo, adesso ci sono anche tantissimi altri permessi di ricerca di idrocarburi in Campania. Il problema qual è? Il problema, ovviamente, sono permessi scellerati. Silenzio, grazie. Sono permessi scellerati, vi invito a cercarli su Google. Io mi ricollego fondamentalmente al tema dell'acqua, che è quello che ha portato Giuseppe Ciarcia prima. Innanzitutto, il primo punto qual è? È che la regione finora non si è mai espressa, è rimasta in questo limbo, non ha mai detto né no né sì in commissione tecnica, ma dal punto di vista politico ha detto noi no, siamo contrari al petrolio, e hanno sfornato candidati, insomma, in questi 3 anni. Quindi la prima cosa, io direi di dire no agli idrocarburi in commissione tecnica. Abbiamo gli esempi della Basilicata, di cui Pier Nicola ci ha parlato tantissimo, ritroviamo sostanze chimiche, rifiuti anche, diciamo, radioattivi all'interno delle acque potabilizzate. L'Irpinia dà da bere a la maggior parte del meridione. Come ha detto anche Giuseppe Ciarcia prima, è che siamo alla frutta. Manca l'acqua in Irpinia, nonostante diamo da bere a più di 5 milioni di persone. Quella che viene munta, perché quella per caduta, diciamo, è finita praticamente tutta, è terminata anche quella. In più, quella che rimane rischia di essere inquinata. E quindi la prima cosa è spingere sul no ai permessi di ricerca di idrocarburi in Campania. La seconda cosa è quella che riguarda la perimetrazione delle aree di ricarica degli acquiferi. In Irpinia in particolare abbiamo più di 4.000 sorgenti, ma ancora più nel particolare ci sono delle leggi regionali che tutelano le acque, che però non sono mai state applicate. Quindi come associazione noi abbiamo creato una forte rete tra le associazioni sul territorio, che si girano tutte intorno al tema dell'acqua, e che abbiamo trovato delle soluzioni, delle criticità, e siamo qui per collaborare, ovviamente, e portare, diciamo, le nostre proposte risolutive in settima commissione, che quella è la commissione ambiente. Grazie, ce l'abbiamo. Allora, Francesco Virtuoso di Salerno,
parlerà della trasparenza amministrativa e si prepara a Cittadella. Paolo. Grazie, io rubo giusto 30 secondi all'intervento perché Luigi rispondo a te perché un cittadino è giusto che risponda anche ai parlamentari. Trovo giustissimo quello che hai detto, però stasera un europarlamentare mi ha tirato le orecchie perché ha detto che non ha ricevuto istanze sufficienti. Solo il meetup di cui faccio parte gli ha mandato almeno 20 istanze. Roberto, non sono atti di sindacato ispettivo, sono denunce alla Procura della Repubblica e denunce alla Procura della Corte dei Conti che ci hanno ignorato. Era giusto perché voi non lo sapete, giustamente quello che avete detto è giustissimo, ma non erano atti di sindacato ispettivo, erano denunce alla Procura della Repubblica e stamattina il meetup di Salerno è presente sulla città in prima pagina per uno sversamento di rifiuti alla quale i parlamentari salernitani non hanno voluto firmare questa proposta. Ti lascio la copia del giornale di questa mattina giusto per inciso. Io volevo parlare di trasparenza stasera. Maria è stata l'unica che ha dato il là su questa cosa. In Regione Campania purtroppo la materia è veramente sommersa e con De Luca la situazione non migliorerà. I salernitani lo sanno bene. Il Movimento 5 Stelle deve costituire, Valeria, un presidio alla legalità e alla trasparenza con atti concreti, ok? I cittadini si mettono a disposizione per voi affinché venga svolta un'azione di prevenzione e contrasto alla corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa. Quindi controllo sull'applicazione della normativa anticorruzione che esiste. Conferimento degli incarichi pubblici, mi raccomando di stare con gli occhi aperti. L'opposizione ha il dovere di controllare questa cosa. Trasparenza, atti sulla trasparenza amministrativa, ci sono le leggi, e affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. Inoltre vorrei che si potesse costituire un comitato di cittadini a costo zero che possa vigilare sui dipendenti che fanno le denunce, perché purtroppo, e Cantone l'ha detto pochi giorni fa al Parlamento, soltanto 90 segnalazioni in tutta Italia sono state fatte. Questo vuol dire che i dipendenti pubblici non denunciano e quindi la corruzione non potrà venire fuori. Con De Luca questa situazione non migliorerà, perché De Luca è un accentratore. Grazie. E quindi non farà sapere niente. Grazie a voi. Grazie. Paolo Cittadella, Paolizzi, Pubblica Amministrazione Trasparente e Digitale, si prepara Iacono di Ischia. Sì, innanzitutto grazie dell'opportunità e saluto tutti i presenti, in particolare i consiglieri eletti in Campania. Io esprimo, come tutti noi penso, una grandissima soddisfazione perché costituiranno, anzi già costituiscono, un intralcio eccezionale in regione per i gruppi di potere e di interesse. Immagino che i rappresentanti di questi gruppi rideranno un po' meno negli anni a venire, anzi già da subito. E sinteticamente, il tema sul quale volevo sottolineare l'urgenza, credo, per il suo valore sistemico, l'urgenza di mettere in piedi delle iniziative organizzate e integrate, è quello dell'APA, una APA efficiente, trasparente, digitale, intesa al servizio dei cittadini e facile in quanto a controllabilità dei cittadini. Allora, uno strumento fondamentale sul quale immagino potremmo per il futuro immediato individuare una forma di comitato, di gruppo che metta insieme in ambito regionale persone competenti sul tema, è che dicevo, costituire un'iniziativa che sull'uso delle tecnologie digitali, sull'uso delle normative già esistenti e delle possibilità per il cittadino di accedere ad atti, di sollecitare interventi. Basti pensare al banale PEC, che è fondamentale per come canale di intervento per il cittadino per sollecitare una pubblica amministrazione su vari temi. Bene, questo tema, questo argomento ha un valore davvero di importanza strategica. Immagino che possa essere utilmente sviluppato nel quinquennio a venire, ripeto, immaginando una forma di organizzazione regionale dedicata all'argomento. Ha un valore trasversale perché poi tutti gli argomenti, tutti i temi vengono impattati da strumenti che sono degli enormi serbatoi di energie oggi potenzialmente lì intatte, messe a disposizione di persone motivate, di persone che hanno voglia di fare lavoro di squadra, diventano un formidabile strumento di lavoro. Grazie. Grazie a tutti.
Allora, c'è l'architetto Iacono dell'Unità di Ischia. Rapporto verte sull'analisi dell'elettricità relativa alla raccolta dei rifiuti urbani. C'è? Se non c'è, passiamo oltre. E c'è Pino Avicella di Salerno che parlerà di Zero West in Campania. Chiamalo. Vabbè. Sta arrivando. Vabbè, lo recuperiamo dopo, non è un problema. Eccolo qua. Zero West. Forza Pino. Ho aspettato fino adesso, sono a prendere un po' d'aria, ma dietro non ce la faccio. Ok. Io parlo di rifiuti, di solito mi tocca parlare di questo. Perdonate il vestimento estivo, ma devo andare al mare per stare qua insieme a voi. Ho rinunciato a partire con la famiglia. Sono padre di quattro figli e mia moglie si è voluto fare tutte e quattro e se ne andata da sola. Ma io avevo desiderio di vedervi. Non tanto di parlare, sono iscritto perché penso che sia giusto che ognuno di noi possa dire qualcosa. Ed è giusto anche che qualcuno si possa lamentare. Mi distacco da quello che volevo dire quando era partita la mia proposta di parlare. Voglio dire una cosa a qualcuno che ho sentito prima, o ricevere un po' delle battute. Noi abbiamo un grandissimo esempio, abbiamo un palco vuoto. Qualcuno prima si è lamentato quando voi siete scesi. Io invece vi ringrazio perché questo significa che il palco appartiene a tutti e ognuno lo può prendere. E forse questo è l'esempio più grande di quella questione che noi dobbiamo sempre portare presente nella nostra testa. Uno vale uno. Poi una considerazione. I cittadini fanno il massimo a volte. Si arrabbiano perché non solo per colpa vostra. Sai, uno vorrebbe la risposta subito, rimane, adesso, ieri magari. Però sappiamo che ci sono difficoltà. La collaborazione è un qualcosa di difficile, permettete di dire questa cosa. Però a volte manca anche tra i parlamentari, manca anche fra di voi. Cioè noi abbiamo partecipato a degli eventi, ma mancavano delle persone che erano soprattutto, come dire, quelli che di quell'argomento ne erano un po' portatori sani, no? Perché l'hanno studiato e combattuto. C'è un po' dispiaciuto, ma la cosa che più ci è dispiaciuto è che non lo sapeva proprio. Allora noi ci siamo preoccupati di chiederci come anche visto, perché non so. Ecco, io vi invito a fare questo ragionamento sempre. Non state solo a lamentarvi, proponetevi, tanto quelli vi aprono le porte. E poi ce l'abbiamo messi noi là. Ce l'hanno raccolto, forse più forte, voglio dire. E state in mezzo al pubblico pure voi, cittadini, non vi spaventate, voglio dire, sono amici da sempre, li conosciamo, li vediamo, non andate solo quelli che vediamo in televisione, ci stanno pure gli altri che hanno sostanza. Io vi ringrazio e soprattutto contate su di me che vi posso aiutare, qualche soluzione ce l'ho. Grazie. Allora, se non ci sono interventi da parte di qualcuno del pubblico sui temi proposti, vado con i successivi quattro. Ok, allora Damiano Santoriello del Meetup di Bagnoli il Pino parla di usi civici e rivalorizzazione dell'altopiano Laceno e si prepara Giuseppe Capozzo di San Marco dei Capodi. Grazie, scusate l'emozione, ma è la prima volta che parlo davanti a un'assemblea così numerosa. Nulla, io vorrei, sono un ragazzo di 25 anni e vengo da un paese di 3.000 anime che sta a 6 km di distanza da Nusco, quindi vi lascio immaginare il feudo che si è venuto a creare e il vassallaggio. Difficile spesso è parlare all'amministrazione, specialmente se la tua amministrazione è UDC, cioè uno dei pochi comuni che ha vinto con lo schieramento UDC. Con questo voglio introdurvi le nostre iniziative perché sono venuto qui a chiedere aiuto. Un confronto proprio per... Scusa, ti interrompo, quando parlate mettetevi al centro, altrimenti c'è il problema. Scusi, praticamente io sono venuto qui a proporvi di aiutarci fin dove siamo riusciti ad arrivare sullo studio degli usi civici che tanto affligge il nostro territorio, perché il Lago Laceno è un posto, non solo è l'unico polo turistico invernale della Campania, ma è oggetto di sperpero, non solo di strumentalizzazione allucinante per quanto riguarda la raccolta di legnatico secco. Per questo vi invito ad andare sul meetup di Avellino e ad aiutarci concretamente con le proposte per quanto riguarda gli usi civici. Prima non c'erano i consiglieri regionali, ora fortunatamente ci sono e chiedo loro un aiuto non indifferente. E un'ultima cosa, noi abbiamo anche un altro problema che dovevano arrivare, 15.400.000 euro spiccioli,
Per quanto riguarda la rivalutizzazione degli impianti sciistici della CENO, non si sa che fine abbiano fatto, perché un giorno sono fondi FAS, un giorno sono fondi europei. Sergio Nappi ogni tanto viene, fa la navetta per dire sì, arrivano, non arrivano, demita, proclami a tutto spiano, e in questo vorremmo vederci chiaro. Noi siamo a disposizione, daremo tutta la documentazione, perché qui è impossibile in due minuti. Ringrazio veramente tutti per l'attenzione e concedetemi una piccola battuta. Noi non abbiamo bisogno di gente di partito, noi abbiamo bisogno di persone di Stato. Basta faziosismi, basta scimmie urlatrici, concentriamoci, dobbiamo essere uniti nella diversità delle idee. Lavoriamo per progetti e per idee, non svegliamoci e nascondiamoci dietro una bandiera. Grazie. Per favore, grazie. Allora c'è Giuseppe Capozzi di San Marco dei Cavoti che parlerà del calo demografico del nord della Campania. E si prepara Daniele Notaro di Napoli. Benvenuti a Benevento. Io voglio porre all'attenzione dei cittadini portavoci parlamentari e dei cittadini neoeletti portavoci consiglieri regionali e a tutta l'assemblea una questione che può sembrare banale, ma che non lo è, anzi ritengo che si tratta di un aspetto fondamentale per la tenuta sociale del Sannio e soprattutto delle cosiddette aree interne, ma meglio dire aree esterne. Difatti, un nostro concittadino, durante un convegno già negli anni 70, che trattava dello sviluppo delle aree interne della Campania, intervenendo nell'assemblea, fece notare che le nostre aree non erano aree interne, ma erano esterne. Esterne dalle economie, esterne dai circuiti turistici, esterne dalla rappresentanza politica. Infatti il Sannio tutto, ma soprattutto la periferia nord della Campania, cioè quell'insieme di comuni che confinano con la regione Molise e con la Puglia, San Bartolomeo in Caldo, Morcone, Colle Sannita, Circello, Basilice, Foiano Valfortore, Castelfranco in Miscano, Monte Falcone Valfortore, Ginestra degli Schiavoni, di solo 650 anime e ancora altri un po' meno periferici, tra cui il mio comune San Marco dei Cavoti, San Giorgio la Monara, Molinara, fino a Pesco Sannito e Fagneto l'Abate, da anni inermi assistono a un fortissimo calo demografico. Le cause dello spopolamento del Sannio in generale di questi piccoli comuni sono molteplici: la carenza di collegamenti efficienti con il capoluogo provinciale, ma soprattutto con Napoli, la mancanza di un vero tessuto economico. Infatti, la distruzione dell'economia agricola, avvenuta negli ultimi 30 anni, ha abbandonato questa provincia al suo destino, perché l'attività agricola non è stata sostituita da altre attività economiche, quale turismo, piccola industria, servizi e terziari. La verità, ci sono stati alcuni tentativi di insediamento di piccole industrie manifatturiere nella nostra area nord della Campania. Alcuni coraggiosi e anche un po' incoscienti imprenditori locali hanno insediato numerosi laboratori tessili. Vado a concludere. Dando l'illusione di una nuova economia, ma che alle prime difficoltà emerse a causa della globalizzazione è drasticamente svenuta. Altre opportunità come quella venuta dall'energia alternativa, in particolare l'energia eolica, che con l'apporto, c'è il problema dell'energia eolica che è stato sfruttato poco, e il tempo è davvero poco, quindi concludo con un appello che va in modo particolare ai noi eletti portavoce regionali. È assolutamente necessario portare a conoscenza del Consiglio regionale di questa provincia. Grazie. Che è stata dimenticata da troppi anni. Grazie. È soprattutto necessario proporre un minuto, 10 secondi solo, 10 secondi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto a nome di tutti i cittadini a 5 Stelle di San Marco dei Cavoti. Grazie Giuseppe. Grande fiducia nel movimento tutti e che soprattutto alle elezioni regionali si sono espresse con un risultato arrivato, essendo risultato il movimento di Stelle largamente il primo partito. Ma non grazie. Ci teniamo a questo momento, abbiamo da tutti di superare la percentuale che abbiamo raggiunto. Daniele Notaro che si prepara a Michele del Vecchio Mitato con il Basilici. Ciao a tutti, sono Daniele Notaro, attivista del Meetup di Napoli, studente di economia. La nostra regione, per la quale oggi siamo qui, sappiamo che è stata martoriata
violentata in tutti questi anni. I nostri concittadini sono stati umiliati e privati di ogni tipo di diritto. Questo lo sappiamo bene, dal lavoro alla salute, persino quello della democrazia ci hanno tolto, candidando a De Luca. Cioè, ci rendiamo conto. Ma il tema che voglio trattare qui, in questo mio intervento, vuole cercare di rispondere a delle domande veramente molto, molto, molto importanti. Quali sono le vere cause che hanno portato a questo sfacello politico-istituzionale? Qual è la vera causa di questa condizione economica? Quali sono state quelle scelte macroeconomiche che hanno portato a trovarci in questa situazione? Perché non dimentichiamoci che la regione Campania è collegata sempre alle scelte che fa questo governo. Per dirvi questo, è importante che abbiamo una consapevolezza molto, molto, molto importante. Dal 1 gennaio 2016 entrerà in vigore quello stesso meccanismo economico che ha creato quelle condizioni oggi in Grecia, che si chiama Fiscal Compact, secondo il quale appunto il governo deve trovare delle risorse. Non soltanto, deve rispondere anche agli obblighi finanziari per queste indicizzazioni dell'aumento degli stipendi pubblici e delle pensioni, e quindi come troverà delle risorse? Applicando e continuando per l'austerity. Tagliando, arrivando a tagliare i servizi essenziali come mai prima avevano fatto. Potranno anche diminuire le risorse agli enti comunali e agli enti regionali. Come possiamo difenderci a livello regionale? Sono queste alcune proposte che sono venute qui magari a lanciare, alcune le abbiamo scritte anche nel programma partecipato. Lotta serrata al pareggio di bilancio, che prevede, non dà la possibilità ad alcuni comuni che hanno i soldi per evitare che cadano a scuola, per aggiustare una strada. Ma possiamo prendere anche lo spunto degli attivisti del Piemonte, che hanno fatto un bellissimo programma e hanno sulla moneta complementare a livello regionale, una cosa fantastica. E quindi anche per esempio sul bilancio partecipato avviciniamo i cittadini anche per quanto riguarda la gestione dei soldi, che è molto molto importante. Sicuramente è ottimo che riduciamo i costi, ma dobbiamo essere ancora di più, grazie, qualcosa grazie. Di più. Vi ringrazio, io grazie. Allora c'è Michele Del Vecchio e completiamo questo altro ciclo di quattro interventi che parlerà delle estrazioni petrolifere del Sannio. Buonasera a tutti, mi chiamo Michele Del Vecchio, vengo da Basilice, un paese vicino a San Marco dei Cavoti. Praticamente stiamo affrontando il problema della desertificazione popolare, perché le persone vanno via, i giovani non trovano occupazione, tutti i laureati sono costretti ad emigrare, ma non in Italia, all'estero, quindi stiamo morendo. Per di più possiamo fare la fine della Valle dei Lagri, perché sul nostro territorio sono stati presentati due progetti di sondaggi petroliferi che sono Pietra Staccata e Case Capozzi. Questo ci porta alla morte, perché ci sono delle piccole realtà che si stanno organizzando per cambiare il loro tipo di economia, da magari allevamento intensivo a allevamento per produrre formaggio di qualità, produrre carne di qualità, che purtroppo rischiano di fare la fine della terra dei fuochi. Perché è la verità, se l'aria è inquinata, già c'è l'esperienza di un pozzo petrolifero a San Marco dei Cavoti, che ricollegandomi a quello che diceva il primo eletto a Napoli, porta ad aumentare l'incisività dei tumori nella nostra zona. Forse, non so se sono calcolati in questi conteggi, pure le persone che si spostano verso Campobasso, verso Foggia, a farsi curare. Quindi bisogna fare ancora qualcosa di più approfondito. Il problema reale è che noi stiamo morendo, muore la nostra piccola economia e muore una delle valli più belle d'Italia. Vi invito a visitarla, c'è un piccolo turismo che si sta sviluppando sull'enogastronomia, ci sono prodotti di qualità che cercano di risollevarsi. Quello che chiedo ai nuovi eletti nella regione Campania è di stare vicino a noi, dandoci anche delle istruzioni su come poter avviare delle attività e sfruttare dei finanziamenti, perché noi abbiamo avuto un consigliere regionale del mio paese, Luca Colasanto, che è stato presidente della Commissione Ambiente e non ha fatto nulla per impedire l'approvazione dei progetti. Siamo rimasti un po' scottati. E poi già stiamo dando sulle energie rinnovabili, perché vi invito a visitare anche uno dei parchi eolici più grandi dell'Europa. Solo che c'è un piccolo problema da risolvere: quando vanno in sovrapproduzione vengono staccati. Compriamo energia dalla Francia nucleare e stacchiamo le energie rinnovabili. Cerchiamo di risolvere. Grazie Michele. Allora, se non c'è nessuno che ha qualche... Ok, c'è Vincenzo Vignone che vuole dire qualche cosa negli interventi finali. Spero di riuscire a rientrare nei due minuti. Allora,
sul discorso delle trivellazioni, innanzitutto dovete partire già dalla strategia. Allora, partiamo dall'assunto che non è vero che chi sta in regione negli organi istituzionali spesso non conosce i problemi, li conosce benissimo, solo che quando la soluzione non è funzionale agli interessi particolari finisce che i soldi o non arrivano oppure quando arrivano vengono utilizzati male. Quindi partite da questo assunto, questo vi deve dare l'idea di come partecipare, perché se parlate di desertificazione demografica, quando voi abbandonate i territori purtroppo c'è qualcuno dall'altra parte che non aspetta altro che piombarsi su quei territori per fare speculazione. Nel Sannio, e voi me lo potete insegnare bene, nell'ultima legislatura cantone, proprio alla fine della legislatura, è stato nominato un avvocato, adesso mi sfugge il nome, che era, aveva la delega alle trivellazioni. Già era chiaro il disegno, quindi lo sanno benissimo dove andare a decidere e sfruttano proprio quel meccanismo di desertificazione per poter poi speculare su questi territori. Quindi l'invito che vi faccio è, sembra difficile, ma per uno che viene dall'Agra Versana, dalla cosiddetta terra dei fuochi, piombato all'interno di un crocevia di affari loschi che vedevano il coinvolgimento dei clan camorristici. Gli ultimi arresti sono di 2 giorni fa per uno svincolo che non serviva praticamente a nulla. Ci sono stati 7 arresti, quindi la camorra c'è ed è ancora presente all'interno delle istituzioni. Che ne dica De Luca, che nel suo intervento diceva che non bisognava parlarne più, come se bastasse non citarla sui giornali o non parlarla per farla sparire. Allora vi invito a restare sui territori, a promuovere ulteriori forme di partecipazione popolare, a far vedere che ci siete, a proporre le vostre soluzioni, magari con il nostro ausilio. Noi prima partecipavamo come semplici cittadini tra comitati, associazioni e movimenti, oggi siamo presenti magari come consiglieri e come anello di congiunzione tra quello che prima non c'era. Ci sono consiglieri comunali, abbiamo consiglieri, siamo consiglieri regionali, ci sono parlamentari. Sfruttatela questa catena. E se qualche volta vi sembra che le risposte non arrivano, e mi riallaccio a quello che diceva Roberto, a quello che diceva Salvatore, a quello che ha detto Vilma, chiedeteci delle cose, chiedeteci delle informazioni, fatevi consigliare magari anche da qualche figura esperta. Io faccio una semplice dimostrazione e chiudo. Quando noi dovevamo presentare un'azione che riguardava una questione di sicurezza stradale nella zona industriale in cui ci troviamo, ci siamo consultati fondamentalmente col BIM perché volevamo fare, l'idea era quella di fare una interrogazione. Abbiamo stabilito che non c'erano i presupposti, ci siamo confrontati, siamo arrivati comunque ad una lettera che impegna i comuni coinvolti nell'area industriale e l'area industriale stessa a metterla in sicurezza. Quindi la forma di partecipazione a questa idea di comunità deve venire da questi presupposti. Se cediamo subito alla rabbia, abbiamo fatto 10 passi indietro e neanche mezzo in avanti per poter costruire questa comunità. Grazie a tutti. Grazie. Se non ci sono altre risposte, chiamo Virgilia Lamura di Pompei. Aspetta. Ah, ok, c'è. Una cosa solo molto veloce prima che mi dimentichi. Si è parlato delle trivellazioni. Volevo soltanto, giusto che fare rete poi effettivamente la parte più forte che noi di cui possiamo disporre, che a Napoli, zona dei Campi Flegrei, è nato un gruppo di lavoro formato da attivisti e da molte associazioni che prende il nome di No Trib. Le trivellazioni che si vogliono fare nei Campi Flegrei riguardano altro, riguardano trivellazioni per la geotermia. Però unire l'esperienza di questo gruppo a quella del gruppo che sta lavorando sulle trivellazioni petrolifiche potrebbe essere utile ed interessante per tutti. Grazie. Grazie. Allora, Virgilia Lamura, Pompei, Ambiente, Stato dell'Arte, il grande progetto Sarno e prossime azioni. E si prepara Cosimo Calicchio di Benevento. Buonasera a tutti, ormai siamo veramente pochi quelli che sono riusciti ad arrivare fino a quest'ora con questo caldo. Allora, gli interventi che avevo prenotato erano 3, uno riguarda il fiume Sarno, l'altro Pompei e quindi la buffer zone. Dice però uno dei 3. Io adesso sono i 2 minuti, quindi voglio dire, ok? E l'altro invece è quello, è un evento che siamo organizzato insieme al gruppo di Torre Annunziata che si chiama Incontriamoci in Spiaggia Tour. Sempre legato all'inquinamento, alle spiagge vietate, alla balneazione e così via. Quindi io vi invito a, magari dopo se posso anche prendervi altri 2 minuti o 4 quali erano, però nel frattempo dicevo, intanto mi piacerebbe ricostituire quei gruppi di lavoro legati al fiume Sarno, dove noi abbiamo fatto tantissimo e mi farebbe piacere non perdere questi 3 anni, ma fare in modo che comunque si prescinda dalle province. E visto che il Sarno è costituito da 3 province,
dobbiamo assolutamente lavorare in sinergia.